Allora, finalmente abbiamo il piacere questa sera di avere Mariolina Romeo accanto a noi. Questa sera nella commedia. Piacere o dispiacere, non sappiamo. Piacere, sicuramente. Nella commedia per tutti, ma non per mia, Mariolina Romeo, attrice, ha scritto la commedia, insomma, ha diretto, regia, tutto, insomma. Tutto, tutto. Stavolta non ho voluto nessuno. Per tutti, ma non per mia. Per tutti, Per no. tutti, ma non per mia. Diciamo che comunque inizialmente non dovevo essere io a fare la parte della nonna, anche perché. Ti è uscita bene comunque. Eh sì, forse sì, non lo so. L'apparecchietto acceso. No, no, l'ho tolto. Oddio, sarò quasi pronta a metterlo, ci vorrà tanto. Allora, parliamo. Sì. Inizialmente stavo dicendo, era nata per un gruppo di bambini che avevamo iniziato a fare il laboratorio, poi per problemi di studi e altri impegni non abbiamo potuto terminarla e quindi abbiamo iniziato per scherzo con i ragazzi più grandi, dice la facciamo noi, infatti l'ho dovuta modificare un po' perché inizialmente era più sempliciotta, diciamo, giusto perché era stata scritta proprio per bambini di 10-11 anni. Lasciamo lì un attimo a pensare. Adesso io vorrei chiedere a Roberto, che è accanto a te, no? Secondo te com'è andata? È andata benissimo. Benissimo, benissimo. È stata una bellissima commedia. Giusti tempi, poi non solo, io avevo accennato che era uno spaccato di vita, e effettivamente hanno fatto rivivere una famiglia con. Infatti una mamma da sola. Con Mamma da sola con tre figli, quindi hanno saputo poi miscelare il comico con il momento di riflessione. E gliel'ho detto che il lavoro era bello dall'inizio, che l'avevo letto. E così è stato. Così è stato, no, Mariolina? Quindi abbiamo scelto anche gli attori, la parte giusta, gli attori giusti. Sì, la parte giusta e gli attori giusti, ma sempre si dovrebbe fare così, anche perché così anche gli attori stessi si trovano più a loro agio e quindi lavorano meglio. Abbiamo parlato con alcuni ragazzi felicissimi, contentissimi, insomma è andata bene. Voglio dire, quindi ecco, questa commedia, la prima ogni volta quando si esce c'è sempre il problema. Sì, ma comunque è la prima, diciamo che deve ancora crescere, nel senso che può migliorare tantissimo, ci sono stati degli errori che magari Nessuno ha notato. nessuno ha notato, noi sì, che speriamo che man mano che andiamo avanti, diciamo, non ci Si saranno corregge. problemi, sicuro sì. Mariolina scriverà altre commedie ancora? Questo non lo so, perché ripeto, non era mia intenzione, non ci ho mai pensato a scrivere commedie. Sono nate giusto per gioco, insieme a un gruppo di bambini, la facciamo, una frase tira l'altra e poi è venuta fuori una storia. Ecco, nella prossima Caso Cavallo, Mariolina che fa? Niente, non c'è il Marilino, c'è solo la Non c'è. signora Cavallo. Solo la signora Cavallo che non sappiamo chi è. Non sappiamo, non lo sappiamo. Non la sappiamo. No. Roberto, Sì. allora la prossima. E ora adesso tocca La tua, insomma. alla mia sabato, sì. È un altro genere comunque, già. Abbiamo giocato quest'anno a cercare di sorprendere un po'. Abbiamo la prima sorpresa con il suo testo. Sì, scusami, no, ti volevo chiedere, in un'intervista alla radio sei venuto lì ai nostri studi, quindi sono due commedie diverse, no? Casa Cavallo. Molto diverse, Vogliamo molto dire la diverse. diversità di questi. Ma la Possiamo accennare. diversità che questa era una famiglia normale. Ah, qua La Casa Cavallo sarà la famiglia. Una famiglia cavallo. No, la giochiamo sulla gelosia e sul maschilismo. Due concetti che ho voluto trattare in modo scherzoso, però nello stesso tempo far capire che purtroppo ancora oggi c'è tanta gente che pensa che il maschio è maschio e la donna deve soggiogare.
Siamo veramente impazienti di vedere questa Casa Cavallo, questa l'abbiamo vista comunque. Io già vi invito domani sera con la compagnia di Catanzaro, sarà una bellissima serata sicuro. Ecco, per fare un riepilogo, le altre tre commedie, diciamo abbastanza bene, compagnie sono bellissime, una più bella dell'altra quest'anno. Fino adesso non abbiamo... La gente è rimasta contenta ed è quello che comunque ci preme. Per chiudere volevo chiedervi, questa sera la piazza era piena veramente tutte le sere, ma comunque questa sera... Vabbè, giochiamo in casa, è una cosa normalissima, per anche questo... andiamo fuori, chi gioca in casa ha sempre più pubblico perché è già conosciuto. Sicuramente, vedevo Roberto all'inizio che hai lavorato più per far accomodare le persone che per preparare la commedia. In questa commedia sicuramente sì, perché non ho fatto quasi nulla. Quindi sì, oggi è stato un po', lo sapevamo, e quindi devi cercare un po' di accontentare tutti. Poi c'è qualcuno che non lo fa per cattiveria, però dice mi siedo qua invece di là, insomma cerca di far rinceppare involontariamente il meccanismo, però riusciamo sempre a trovare una soluzione, anche perché io tengo sempre una fila libera avanti da poter aggiungere all'ultimo momento, quindi... Senti, per chiudere veramente, Roberto, queste interviste andranno in onda tra qualche giorno, così ancora, ecco, manifestazione con... perché, no, le interviste, diciamo, le manderemo, ecco, perché la gente adesso deve continuare a venire, un invito alle persone che sentiranno queste interviste. Il teatro è cultura, le associazioni teatrali comunque in qualunque modo fanno teatro, in qualunque modo si esprimono, comunque fanno del bene e fanno veramente tanto. Quindi, siccome non ci aiuta nessuno, quindi è un modo per anche spronarci, anche per avere un seguito, cioè sapere che qualcuno conta sul nostro lavoro, ci fa sempre andare avanti. Quindi andate a teatro, perché il teatro è bello, anzi, purtroppo mi dispiace dover dire che merito, con tutto questo movimento di compagnie che ci sono, ancora oggi, a distanza di tanti anni, non ha un teatro. Hanno costruito di tutto, ma non hanno mai pensato di fare una piccola sala teatrale per le compagnie teatrali e per la città di Merito Porto Santo. Purtroppo questo è vero. Quindi la sorpresina domenica e chiudiamo veramente. Sì, la sorpresina è proprio il fiore all'occhiello. Quindi... una cosa molto simpatica, carinissima, penso che piacerà. Il senso di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, il senso del perché facciamo teatro lo si potrà vedere domenica. No, non diciamo più niente, perché basta così. Tu lo sai, io so che tu lo sai. Altrimenti che sorpresa sarebbe. No. Certo. No, venite, ci divertiremo. Io vi faccio i complimenti per tutto, l'organizzazione, tutto quello che avete fatto, anche per questa commedia. Marilino, ti faccio i complimenti. Ma comunque sta nonna, insomma. Bellissima sta nonna. Va bene, io vi faccio i complimenti. Va bene, figlio, vai. Va a casa, saluta e capace. Invece vi ringraziamo per il lavoro che fate, state dando tanta visibilità a tutto, non solo a noi, quindi veramente bravi e continuate così. Vi seguiamo sino alla fine. Anche noi facciamo altrettanto. Grazie a voi.